una torbida passione finita male, un giallo dell'antichità che non ha mai trovato una soluzione. Gli ingredienti sono questi: viaggi esotici, una morte misteriosa, una scena del crimine carica di significati magici e due protagonisti leggendari. Il primo è l'imperatore Adriano, l'uomo più potente del suo tempo, a capo di circa un terzo dell'umanità. L'autocrate che per affrontare degnamente la morte si è fatto costruire questo enorme mausoleo. L'altro è Antino, un ragazzo di provincia, viene dalla Bitinia, dai margini dell'impero. Ma è bellissimo, un modello di perfezione che si moltiplica in centinaia di ritratti. Adriano incontra Antino per caso, rimane folgorato, lo fa entrare nel suo seguito e non se ne separa più. Poi un giorno, mentre i due sono in crociera sul Nilo, Antino cade nel fiume e affoga. E qui il romanzo sentimentale lascia il posto alla cronaca nera. Incidente, omicidio, suicidio o addirittura rito magico, tutte le ipotesi sono ancora aperte. Come in ogni giallo che si rispetti, incominciamo con il delineare la personalità dei protagonisti, a partire da Adriano, che è un uomo pieno di interessi, è appassionato d'arte, di letteratura, lui stesso scrive poesie, è un mecenate generoso, un esteta, con una particolare predilezione per l'architettura. Il Pantheon è considerato il manifesto del suo talento e dei suoi gusti e, secondo molti, ha messo mano al progetto personalmente. Un dettaglio del Pantheon rivela un aspetto importante del carattere di Adriano, o almeno del modo con cui lui intende rappresentarsi. Il Pantheon è stato costruito più di un secolo prima di lui da Agrippa, amico e genero di Augusto. Adriano lo rifà completamente e potrebbe quindi scrivere il suo nome sul frontone. E invece lascia quello del primo costruttore. Agrippa, nel terzo anno del suo consolato, costruì. È un segno di modestia e di rispetto. Su tutto ciò che costruì, un numero infinito di monumenti, da nessuna parte scrisse il suo nome se non sul tempio di Traiano, suo padre adottivo. Quindi Adriano vuol dare di sé un'immagine di moderazione e di saggezza. Vuole prendere le distanze da qualsiasi forma di megalomania imperiale e restare nel solco tracciato dai suoi predecessori, Nerva e Traiano. Di persona, però, Adriano ha tutt'altro che l'aria di messa. Adriano era alto, elegante e robusto, con i capelli docili e ben pettinati. Portava sempre la barba lunga per nascondere le cicatrici che aveva sul volto. Faceva molto esercizio sia a cavallo che a piedi e passava molto tempo ad allenarsi con le armi. Un'altra caratteristica di Adriano è la curiosità e lo strumento per soddisfarla è viaggiare. La sua passione per i viaggi era tale che tutto quello che aveva letto sulle diverse regioni del mondo lo volle vedere di persona. Riassumendo, Adriano è un uomo di cultura, un amministratore attento, un politico accorto e un soldato. Tutte qualità che accompagnano la sua carriera fin dagli inizi. 24 gennaio 76 d.C. Da una ricca famiglia spagnola nasce Adriano, secondo alcuni a Roma, secondo altri vicino Siviglia. 85. Il padre di Adriano muore. Lui ha 9 anni e passa sotto la tutela di Traiano, un cugino del padre. 94. Adriano ha 18 anni e inizia giovanissimo la carriera politica entrando a far parte di un collegio di giudici. 100. Adriano sposa Vibia Sabina, una parente di Traiano, che nel frattempo è diventato imperatore. Il matrimonio è stato combinato dall'imperatrice Plotina, grande tessitrice dell'ascesa di Adriano. 101 d.C. Adriano accompagna Traiano nella durissima campagna militare in Dacia, che durerà 5 anni. Si comporta con valore. Traiano lo premia, regalandogli l'anello ricevuto dal suo predecessore Nerva.
Questo gesto viene interpretato come un'investitura per la successione. 117. Traiano muore. Adriano diventa imperatore. C'è chi dice che Traiano lo abbia adottato in punto di morte. Per altri è tutta opera di Plotina, che nasconde la morte di Traiano per organizzare l'adozione. 118. A Roma vengono uccisi 4 senatori che si oppongono al nuovo imperatore. Adriano si dissocia, ma il sospetto che sia lui il mandante rimane. Adriano è un riformatore e si distingue per le leggi tolleranti. In particolare, interviene per migliorare le condizioni della schiavitù. Toglie ai padroni il potere di vita e di morte sugli schiavi. Ne vieta la vendita per fini indegni, come la prostituzione e i combattimenti nell'arena. In politica estera abbandona l'espansionismo e si vanta di ottenere più con la diplomazia che con le armi. Adriano viaggia molto. L'apparizione dell'imperatore in carne ed ossa negli angoli più remoti dell'impero è un segno di attenzione verso le periferie e rafforza la sua autorità. Proprio durante uno dei suoi viaggi, Adriano incontra Antino, il secondo protagonista del giallo. Le sue origini sono oscure. Viene dalla Bitinia, da una città che si chiama Claudiopoli, nell'attuale Turchia. Conosciamo il giorno della sua nascita, 27 novembre. L'anno è attorno al 110, di lui non sappiamo altro. Per la storia, la vita di Antino inizia quando Adriano lo vede per la prima volta, perde la testa e lo vuole con sé. Le circostanze dell'incontro sono dubbie. Secondo l'ipotesi più concreta, sarebbe avvenuto nel 123 in Bitinia. E se quest'ipotesi è vera, allora Adriano all'epoca ha più di 45 anni, mentre Antino ne ha tra i 13 e i 14. Questa differenza d'età e soprattutto la giovanissima età d'Antino oggi sarebbero un capo d'accusa per un crimine giustamente perseguito, la pedofilia. Ma nell'antichità i contorni sono più sfumati e una relazione del genere può essere tollerata. Del resto nell'antichità sono ammesse altre cose per noi oggi inammissibili, come la schiavitù e la crocifissione, tanto per dirne due. E poi Adriano non era il solo, anche Traiano aveva delle passioni simili. Io so che a Traiano piacevano i ragazzi, ma non esiste alcun fatto che possa indicare che abbia dato scandalo. Per fare un discorso più generale, a Roma l'omosessualità è senz'altro ammessa, ma ci sono delle regole precise. Un cittadino romano, libero e di buona famiglia, può avere rapporti omosessuali, ma con persone di rango inferiore o schiavi, anche giovani. Esattamente come un cittadino romano può tradire la moglie con schiave o prostitute, ma non deve insidiare le mogli degli altri cittadini, perché la paternità deve essere certa. Anche l'esibizione e l'esclusività dei rapporti omosessuali non sono ben viste. Per quanto riguarda i ragazzi, poi, una legge, la Lex Scatinia, punisce come stupri i rapporti con minori liberi. Frequentare adolescenti è definito con disprezzo il vizio greco e un poeta satirico, Giovenale, si scaglia contro questo tipo di relazioni. Vivi ancora un po' e queste cose si faranno in pubblico e si pretenderà di registrarle negli atti ufficiali. Ma Adriano, come Traiano, è l'imperatore e nessuno si sogna di fare le pulci apertamente alla sua vita privata. Quindi, nonostante la presenza ingombrante di sua moglie Vibia Sabina, porta con sé Antino in viaggio e poi a Roma, nella sua grandiosa villa di Tivoli. Siamo a Tivoli, a circa 30 km da Roma, e queste sono le grandi terme, uno dei tanti edifici spettacolari che abbelliscono Villa Adriana, l'enorme villa che l'imperatore si fa costruire da queste parti. Tanto per dare un numero, le biblioteche, i teatri, le caserme dei vigili, le sale di rappresentanza, le piscine e le terme stesse occupano una superficie di circa 120 ettari. Qua sotto poi c'è tutto un reticolo di strade sotterranee usate dai servi, perché Adriano non vuole vedere in giro per la villa le persone di servizio e i carretti dei rifornimenti che vanno e che vengono.
Nella sua nuova casa, Adriano raccoglie tutte le cose belle che ha visto durante i suoi viaggi. Così ci sono zone della villa che si ispirano alla Grecia, altre zone che si ispirano all'Egitto, materiali che vengono dall'Asia, dall'Africa, dall'Oriente. È come se Adriano avesse voluto mettere insieme qui una collezione di tutto l'impero. Per farla parte del leone però sono la Grecia e l'Egitto, qui ci sono un'accademia e un liceo come ad Atene, un serapeo e un canopo come se fossimo sulle rive del Nilo. Fece costruire una sfarzosa villa a Tivoli, dove erano riprodotti, con i loro nomi, i luoghi più celebri dell'impero e per non tralasciare proprio nulla vi aveva fatto raffigurare anche gli inferi. Quando Adriano e Antino arrivano qui nel 125, la villa è ancora un cantiere con squadre di operai e di schiavi che lavorano alla costruzione dei vari edifici, ma alcune parti sono già abitabili ed è questo il momento in cui nasce e si consolida il loro rapporto esclusivo. Di come i due passino le loro giornate, di come funzioni la loro relazione non sappiamo molto. Il libro più famoso su Adriano, Le memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, immagina questa inedita coppia imperiale che condivide la passione per la lettura, per le opere d'arte e per la caccia. Ed è proprio alla caccia che noi dobbiamo alcune delle rarissime immagini che ritraggono Adriano e Antino insieme. A Roma, sull'arco di Costantino, ci sono quelli che vengono chiamati i tondi adrianei. E in almeno tre di questi tondi si riconoscono l'imperatore e il suo favorito. Nel primo ci sono dei personaggi che si preparano per andare a caccia e in un angolo si vede Antino nudo con le spalle coperte da un mantello. Negli altri due invece la caccia è già iniziata. Nel secondo c'è Adriano a cavallo, anche se la testa è stata sostituita da Costantino, che caccia un cinghiale. Dietro di lui Antino, sempre a cavallo. Nel terzo poi ci sono Adriano e Antino in compagnia di altre tre persone. Posano i piedi su un leone ucciso. Ed è proprio una caccia al leone che ispira un intellettuale organico, potremmo chiamarlo, meglio ancora un poeta servile che si chiama Pancrate, per il suo poema Le cacce di Antino. Adriano era stato il primo a lanciare la sua punta di bronzo. Lo ferì, ma non lo uccise, perché voleva ammancare il leone, sperando di mettere alla prova la sicurezza del colpo del suo amatissimo Antino. Questa adulazione clamorosa vale a Pancrate la direzione del Museo d'Alessandria, che magari detto così sembra poca cosa, ma nell'antichità è un posto importantissimo. Lo possiamo paragonare a quello che oggi è un ministero della cultura. Insomma, la passione dell'onnipotente Adriano per il ragazzo di provincia è ormai conclamata e chi mostra comprensione verso l'idillio viene premiato. Ma ci sono anche molti che considerano quella relazione pericolosa. Fin qui nel nostro giallo abbiamo ricostruito la personalità dei due protagonisti. Ora cerchiamo di capire chi hanno intorno e chi può essere preoccupato per la loro relazione. Dobbiamo immaginare tutta una serie di alti funzionari dello Stato, di ufficiali dell'esercito, governatori di province, senatori e anche parenti che si aggirano qui per la villa in attesa di essere ricevuti dall'imperatore. E mentre loro fanno anticamera, Antino ha libero accesso alle sue stanze private. Possono tutti questi notabili essere contenti di essere messi in secondo piano da un ragazzino venuto dalla Bitinia? Di sicuro no. La propensione di Adriano al lusso e alla lascivia scatenò molte voci ostili sul suo libertinaggio e sulla sua ardente passione per il suo famoso paggio Antino. Questa situazione di sicuro non deve far piacere a Vibia Sabina, la moglie di Adriano, che è molto importante, il matrimonio con lei è stato decisivo per la sua carriera politica. Le fonti ci dicono che i due non vanno d'accordo. Per Adriano, Sabina ha un carattere impossibile. Allontanò anche la sua stessa moglie, come fosse un cittadino qualsiasi, perché aveva un carattere difficile e scontroso. Adriano dice di sua moglie che lei ha un carattere difficile e scontroso. Ma il giudizio che lei dà di lui è molto più pesante.
Sabina diceva apertamente che aveva provato tutte le atrocità del carattere di Adriano e aveva fatto in modo di non rimanere incinta per la salvaguardia dell'umanità. Al di là di tutte le voci di insofferenza per la coppia Adriano-Antino, quest'ultima testimonianza di Vibia Sabina è fondamentale per il nostro giallo. Come abbiamo sentito, lei dichiara di aver fatto in modo di non rimanere incinta. Ora non possiamo essere sicuri che questa sia un'affermazione vera, ma il fatto certo è che Adriano e sua moglie non hanno figli. Quindi lui, se vuole garantirsi una discendenza, deve adottare qualcuno. E quel qualcuno sarà con tutta probabilità anche l'erede dell'impero. È una pratica comune. Adriano stesso è stato adottato da un imperatore senza figli. Quindi la domanda che deve circolare nell'entourage imperiale è: ma può Adriano perdere la testa al punto da adottare Antino? Da consegnare le chiavi dell'impero nelle mani di un ragazzo inesperto? Insomma, Antino è visto come una minaccia. Questo è il canopo di Villa Adriana. Il canopo è un ramo del Nilo e qui attorno, oltre alle statue di divinità greche e romane, c'erano anche statue di coccodrilli, di sfingi, di scimmie. Insomma, un pezzo d'Egitto ricostruito a Tivoli. Il luogo ideale per raccontare il cuore del nostro giallo. Nel 128 Adriano parte per uno dei suoi viaggi, naturalmente. Nel seguito c'è anche Antino. Va prima in Africa, poi ad Atene, attraversa l'Anatolia, passa in Arabia. Finalmente, 2 anni dopo, nel 130, il corteo imperiale arriva in Egitto. Dopo aver attraversato l'Arabia, arriva a Pelusio, dove ricostruisce con maggiore magnificenza la tomba di Pompeo. La tomba di Pompeo, di cui parla la Historia Augusta, è ad Alessandria. E proprio da Alessandria, Adriano e la sua corte si imbarcano per una crociera sul Nilo. Ora, una crociera imperiale è un affare di Stato. Non è che parte solo uno yacht, parte una flotta intera. E da una delle navi, probabilmente la stessa su cui c'è l'imperatore Adriano, in una notte d'ottobre Antino cade nel fiume e muore. Durante una navigazione sul Nilo perse Antino e lo pianse come una donna. Alcuni insinuarono ciò che la bellezza del giovane e la sensualità di Adriano lasciano immaginare. Al di là di questa morbosità pettegola che traspare dalle fonti, subito incominciano a circolare diverse ipotesi sulla morte di Antino. Prima ipotesi, incidente. Secondo lo storico Cassio Dione, è lo stesso Adriano a fornire questa versione dei fatti, quando nelle sue memorie scrive: Antino morì in Egitto cadendo nel Nilo. È un resoconto secco, senza particolari allusioni a retroscena. Ci dice soltanto che Antino cade nel fiume e nessuno riesce a salvarlo. Seconda ipotesi, omicidio, una congiura di palazzo. Va detto che nessuna fonte antica allude esplicitamente a questa versione, ma secondo alcuni storici moderni è plausibile e questi storici si basano sui malumori di cui abbiamo parlato prima. Antino è diventato troppo influente, è in grado di condizionare le scelte dell'imperatore, scavalca tutte le gerarchie. Tra l'altro sulla nave c'è anche Vibia Sabina, la moglie di Adriano. Ci sono i parenti, la cerchia ristretta dell'imperatore. Tutta gente che potrebbe approfittare dell'occasione e far gettare il ragazzo nel Nilo. Queste prime due ipotesi sono le più razionali. Quelle che anche noi moderni riusciamo a capire e credere senza problemi. Ma c'è una terza ipotesi, enigmatica e magica, molto più faticosa per noi da comprendere. Un ruolo decisivo in questa terza ipotesi lo gioca la scena del crimine, l'Egitto, con i suoi culti di morte e rinascita, con il fascino e il sospetto che ha sempre suscitato nel mondo romano. Il culto egiziano di Iside arriva a Roma nel primo secolo a.C.
ha molto successo nelle classi più basse e tra le donne. I tradizionalisti distruggono i templi e i santuari che sorgono in città, ma i devoti li ricostruiscono. Il diffondersi della religione egiziana coincide con l'arrivo a Roma di Cleopatra nel 46 a.C., simbolo del misto tra diffidenza e fascino con cui le élite romane guardano all'Egitto. Cesare ha un figlio da lei, ma non lo riconosce ufficialmente. Marco Antonio la sposa, Ottaviano Augusto la combatte, definendola una strega. Iside diventa molto popolare in tutto il mondo romano. La dea che ha ridato la vita al suo sposo Osiride promette la rinascita dopo la morte. La credenza che gli dei egizi possano garantire vita eterna è dovuta anche al potere che da tempi antichissimi è attribuito al Nilo. Chiunque, egiziano o straniero, catturato da un coccodrillo o affogato nel fiume, deve essere imbalsamato con tutte le attenzioni e seppellito in bare sacre. Nessuno, tranne i sacerdoti del Nilo, ha il diritto di toccarlo, perché il suo corpo è ritenuto più che umano. L'Egitto, il Nilo, i culti egizi di morte e rinascita, che come abbiamo visto erano molto diffusi a Roma, sono gli elementi essenziali per capire la terza ipotesi, il suicidio rituale. In pratica, Antino avrebbe volontariamente sacrificato se stesso per allungare la vita ad Adriano. Come prima cosa, alla base di questa ipotesi, c'è il rapporto che Adriano ha con la magia. Adriano era amante delle arti magiche e ricorreva a tutti i tipi di divinazioni e artifici. Secondo alcune credenze, poi, il sacrificio di un giovane nelle acque del Nilo potrebbe ridare vita e salute a un uomo avanti con gli anni. All'epoca dei fatti, Antino ha 20 anni, Adriano invece ne ha già 54 ed è malato da tempo. Secondo alcuni, la ragione era che Adriano voleva allungare la sua vita e che, quando chiese un volontario che si sacrificasse al posto suo, tutti si ritrassero tranne Antino, che si offrì di farlo. Questo spiegherebbe gli onori che gli sono stati dedicati. Un altro argomento a favore del sacrificio rituale è l'esagerazione smisurata con cui Adriano celebra la memoria del suo favorito, come se volesse ringraziarlo. Dopo la morte di Antino, l'imperatore istituisce il suo culto e lo diffonde in tutto l'impero. Il giovane diventa un dio, a cui vanno fatte offerte, a cui si chiedono prodigi e oracoli. I greci, per volere dell'imperatore, divinizzarono il ragazzo, affermando che da lui venivano responsi oracolari. Si mormorava che fosse Adriano a prepararli. Adriano fonda anche una città vicino al posto in cui Antino è morto e la chiama Antinopoli. Per far sopravvivere la sua bellezza, fa scolpire innumerevoli statue e le sparpaglia ad ogni angolo dell'impero. In quelle statue Antino è raffigurato come Bacco, come Hermes, ma soprattutto come Osiride, il dio egizio morto e risorto. Istituisce poi dei giochi, gli Antinei. Qui a Villa Adriana fa costruire un grande monumento funebre, l'Antinoeion. Anche un fiore prende il nome di Antino. Un loto rosso che viene chiamato Antinoeios. Ma la terra non basta più. Per celebrare il giovane dio bisogna arrivare fino in cielo. Adriano ascoltava con compiacimento quelli della sua cerchia che raccontavano la storia della stella di Antino, nata dalla sua anima. Per questa storia Adriano era oggetto di ironia. Ora tiriamo le fila del nostro giallo, ripercorriamo le tre ipotesi. Incidente, Antino cade nel Nilo e muore. È possibile, senz'altro, ma sembra improbabile che un ragazzo di 20 anni, sano, il favorito dell'imperatore, cada dalla nave imperiale in silenzio e nessuno intervenga a soccorrerlo. Il sacrificio rituale. Antino offre la sua vita e la sua giovinezza all'imperatore malato. Ora Adriano, almeno fino a questo punto della sua carriera, è sempre stato un uomo razionale. Ha gestito l'impero con accortezza, ha promosso leggi basate sul senso pratico. Sembra difficile che un uomo del genere rinunci all'oggetto del suo amore seguendo un misterioso rito egizio che prevede la morte violenta nel Nilo.
Resta in campo l'ultima ipotesi, l'assassinio politico. Non ci sono fonti antiche a sostenerla, ma tutto sommato ci sembra la più probabile. Antino, il ragazzino di provincia, è diventato troppo ingombrante. Complice la notte e la vicinanza del fiume, viene fatto sparire e si simula un incidente, una congiura di palazzo ben riuscita. Anche quello che succede dopo è rivelatore, perché dopo la morte di Antino, Adriano cambia, si sente isolato, diventa sospettoso, i suoi mali si aggravano, il suo carattere si inasprisce. Controllò la crudeltà fino a quando, nella sua villa di Tivoli, quasi morì per un'emorragia. Allora abbandonò la moderazione, condannò a morte molti, apertamente o a tradimento. Quando morì sua moglie Sabina, si sparse la voce che l'imperatore l'avesse avvelenata. Voci, maldicenze spesso prive di fondamento, ma che ci restituiscono il clima di sospetto che circonda gli ultimi anni di vita di Adriano. Per capire la cupezza in cui è sprofondato l'imperatore c'è un episodio importante, la seconda rivolta giudaica, tra il 132 e il 135 d.C., repressa con severità inaudita. 580.000 uomini furono uccisi nelle invasioni e nelle battaglie. Non si può calcolare il numero di quelli che morirono per fame, malattie e incendi. Quasi tutta la Giudea si trasformò in un deserto. L'imperatore che ha fatto della pace la sua bandiera, che si vanta di ottenere di più con la diplomazia che con le armi, cancella di fatto una nazione. L'ultima fase della vita di Adriano oscilla tra amarezza e doveri di Stato. Da una parte organizza con coscienza la sua successione per due generazioni. Lui adotta Antonino Pio e gli fa adottare a sua volta due giovani che saranno imperatori, Lucio Vero e Marco Aurelio. D'altra parte però, dicono le fonti, è preso da un disgusto per la vita che lo fa pensare addirittura al suicidio. Si arriva così al 138 d.C., a Baia, in Campania, alla fine della storia. Si dice che compose questi versi mentre giaceva sul letto di morte. Piccola anima smarrita e soave, compagna e ospite del corpo. Ora stai per scendere i luoghi incolori, ardui e spogli, dove non avrai più gli svaghi consueti. La poesia che Adriano compone in punto di morte è tutta piena di diminutivi. Inizia con animula, vagula, blandula. È una traduzione letterale in italiano è improponibile, perché sono tutte parole che dovrebbero finire in ina. Ma l'uomo che le ha scritte è lo stesso che fa costruire per sé e per i suoi successori questa tomba enorme. La poesia funebre minimale e l'architettura imponente del mausoleo Adriano, che noi oggi conosciamo come Castel Sant'Angelo, il nome che ha preso dopo che i papi l'hanno trasformato in fortezza, racchiudono l'enigma del potere di Adriano. Costruttore e distruttore, pacifico campione dei più deboli e sterminatore degli sconfitti, secondo molti storici uno degli uomini politici più grandi di tutti i tempi, secondo alcune fonti antiche, un tiranno odiato dal popolo. L'Historia Augusta tramanda il suo ritratto con una serie di aggettivi opposti. Severo e sorridente, affabile e altezzoso, lascivo e moderato, avaro e generoso, simulatore, crudele e clemente, un uomo in ogni occasione pieno di contrasti.